Beh, guardate, questa è una battaglia difficile. Ha ragione Patrizia quando dice che occorre combattere un sistema, credere in un progetto che è quello del popolo e della libertà, dimenticarsi talvolta delle difficoltà e di tutte le incomprensioni che ci sono dentro un partito, che ci sono nella scelta delle liste, dei candidati. Sì, perché la partita da giocare è molto più importante, è molto più forte. È molto più impegnativa. Noi dobbiamo combattere un sistema che in Toscana purtroppo è monolitico, ma più che altro esiste da 40 anni, da oltre 40 anni, che non ci dà possibilità di vivere liberi nella nostra regione, ma soprattutto non fornisce alcuna prospettiva di futuro per i nostri figli. Un terzo della popolazione toscana vive del lavoro e dell'indotto della pubblica amministrazione. Io mi rivolgo a quei due terzi che non hanno nessuna convenienza a votare il PD, perché sicuramente alcuni degli altri lo faranno per interesse, lo faranno in maniera clientelare, lo faranno perché nominati in qualche modo all'interno anche, voi lo sapete, del sistema sanitario, che è una delle strutture complesse purtroppo di cui il nostro avversario Rossi si giova per avere un ritorno elettorale e su cui ha investito per avere un ritorno elettorale. È chiaro che a volte io mi sento più che una donna contro un altro uomo, mi sento una donna contro il sistema e non è facilissimo poter far penetrare. Guardate, quel sistema non è fine a se stesso, è un sistema che si alimenta di altri sistemi, di poteri forti. E alcune cose lo dimostrano sono accadute anche oggi. Io sono andata ad un confronto con l'assessore Rossi di fronte all'ANCI Toscana, quindi in veste di candidata alla presidenza, lui in veste di candidato alla presidenza della regione Toscana. E quando da sindaco e dalla mia esperienza di sindaco di circa 9 anni ho fatto notare lui che la politica della regione Toscana non è una politica che incoraggia, avvantaggia e guida i comuni, ma che spesso si introduce nelle decisioni dei comuni, fa perdere loro autonomia, soprattutto nella pianificazione urbanistica, ma anche in altri settori, se voi pensate all'acqua, ai rifiuti, i comuni. E purtroppo i cittadini, perché poi i comuni sono gli enti territoriali, quelli che realmente si confrontano con i cittadini, quelli che i cittadini percepiscono e in qualche modo si confrontano sul territorio. Beh, lui di fronte alle mie osservazioni, perché poi credetemi, osservazioni molto pacate ed educate, si è arrabbiato, ha detto che dovevo stare zitta, che dovevo far finta che lui non esistesse, non fosse seduto con me. E mi ha rivolto tra l'altro subito dopo con un'ansia una serie di critiche dicendomi che devo pensare ai miei insuccessi, ad esempio al porto di Castiglione. Beh, gli ho risposto anche alle interviste qua in questa sede, gli ho risposto con un articolo che troverete domani, perché se c'è una cosa che non si è potuta fare a Castiglione per colpa della regione, quello è proprio il porto canale di Castiglione della Pescaia. In tutti i modi possibili e noi siamo arrivati alla definitiva approvazione del piano strutturale solo perché 2 mesi fa dopo una riunione estenuante con cui mi volevano addirittura di far fare l'adozione, perché voi sapete nella pianificazione c'è un'adozione e una definitiva approvazione dopo aver raccolto delle osservazioni, loro mi volevano far ritornare indietro di anni e io presi tutta la mia roba, usci dalla porta, mi girai e gli dissi: beh, ora mi vedrete su Skype che vi farò un'interrogazione parlamentare. Solo di fronte a quella minaccia mi richiamarono, mi fecero mettere a sedere e mi consentirono di approvare, di fare la definitiva approvazione del piano strutturale. Quindi pensate quali poteri forti ci sono in regione, ma soprattutto pensate che la CGIL questa mattina ha voluto Rossi ad un confronto dicendo che lui poteva andare come candidato, io potevo andare soltanto come parlamentare. Questo è quello che succede costantemente. Però la corsa che facciamo è sicuramente una corsa ad ostacoli, dobbiamo combattere contro il linciaggio mediatico, dobbiamo combattere per il fatto che magari non ci invitano, che sui giornali non ci danno spazio, facciamo comizi in piazza a differenza di lui e stringiamo mani, perché io credo che stringere la mano di una persona e guardarla negli occhi significa anche stringere con quella persona un patto, perché quelle mani ti tornano a stringere, quegli occhi ti guardano solo se effettivamente quel patto è stato rispettato.
Questo il Rossi mi critica perché lui non intende fare politica in mezzo alla gente, raccoglierne i bisogni. Per Rossi naturalmente non è ammessa nessuna critica. Io non ho mai perso per un secondo il coraggio e la speranza che forse ce la possiamo fare, che nulla è impossibile. Vorrei... questo entusiasmo, con la forza delle idee, con la convinzione che le idee del centrodestra, le nostre, la possibilità di essere effettivamente una donna libera, di non dovermi chiudere come dovrà fare Rossi in una stanza per fare la cosiddetta famosa concertazione che gli impediranno di fare tutte le azioni successive, compresi i centri di identificazione ed espulsione, che noi riteniamo invece fondamentali, se ne parlava prima, per la sicurezza del cittadino. Perché se il nostro elettorato non comprende la portata di questa elezione regionale, non comprende più che altro che se non le vinciamo questa volta le elezioni, non le vinceremo tra 5 anni, noi siamo destinati a restare 10 anni sotto il governo Rossi, perché noi tra 5 anni dovremo fare un'elezione contro il presidente uscente della regione Toscana, non contro l'assessore Rossi. Difficoltà che oggi incontriamo in ragione della crisi economica, non vi fate mai confondere, la crisi non esisteva soltanto oggi, esisteva già, perché i ritardi, l'incapacità di decidere, l'incapacità di fare le infrastrutture, i termovalorizzatori, non ci sarà mai niente in Toscana, continuerà a restare tutto immobile e guardate che non si potrà più recuperare il tempo perduto, perché siamo già in ritardo, noi dobbiamo assolutamente fare uno sforzo, che è anche uno sforzo culturale, quello di superare le divisioni, le fazioni interne, ma soprattutto lo dico al Popolo della Libertà, voglio che si pensi che noi abbiamo un unico nemico, un unico avversario da combattere, che non è tanto Rossi nella sua persona fisica, ma il sistema della sinistra in Toscana. Noi dobbiamo liberarci di questo, perché se riusciremo a fare questo, io credo che la Toscana potrebbe tornare ad essere, forse diventare, perché non lo è mai stata, la terra dell'opportunità, dove i vostri figli non avranno bisogno di andare magari a bussare alla porta di nessuno, perché noi nella libera iniziativa economica ci crediamo, la avvantaggiamo e la tuteliamo, dove le aziende magari troveranno la possibilità di avere il credito senza necessariamente doversi rivolgere alla Fini Toscana, che ha creato un sistema centralizzato fatto apposta perché qualcuno vada a bussare e restituisca in cambio il voto. Allora, se vogliamo tutti insieme creare la terra delle opportunità e della libertà, voi dovete mobilitare. Noi abbiamo circa 10 giorni, ma poco di più. E ogni vostra telefonata, ogni vostro contatto, anche con la persona di tutti i giorni, sarà fondamentale per costruire questa vittoria. Comunque, abbondantemente sopra il 37, già 20 giorni fa. Che altro vi dico? Che c'è un 36% di persone che ancora non sa chi votare. Beh, io vi chiedo, andate a cercare per me, ma soprattutto per la Toscana, ma soprattutto per i vostri figli, quel 36%. Vediamolo. Insieme, ricordatevi insieme, perché è vero, un'altra cosa ha capito di me Patrizia, sono una persona umile che viene da una famiglia semplice e che è rimasta umile. So che questa battaglia io non la posso fare da sola, per cui con grande umiltà io vi chiedo aiuto, cerchiamo di vincere la Toscana e di liberarla da Rossi. Grazie.